è un qualcosa di normale. E non è normale che il West Ham fa lo stadio in un mese e non c'è bisogno delle infrastrutture. Qua devono fare tutte le infrastrutture il privato, gli investimenti sono tutti privati. Perché non va bene? 75% di impatto ambientale. Qual è il problema? Il problema è uno solo, il problema è politico. Perché? Perché è stato accettato, un attimo, è stato accettato da una giunta diversa da quella attuale, e non ci venissero a dire che vogliono fare lo stadio ma da un'altra parte, perché lo dice la legge, che lo stadio lo decide il proponente dove farlo. Quindi se io proponente dico Tor di Valle e tu mi rispondi di sì, non mi fai rispondere, io decido di farlo a Tor Vergata, perché la legge dice che così non si può fare. È chiaro come cosa, non si può fare a Tor Vergata perché il comune dice Tor Vergata, non si può fare dove per voi, non si può fare, lo decide il proponente. Visto che è un investimento privato, lo decide il privato. Il comune può solamente accettare o non accettare. Allora, se mi spaccia di dire, il comune ha già accettato, è questo. Ma la sovrintendenza che oggi la sovrintendenza, sono tutte la sovrintendenza sta la sovrintendenza sta difendendo la sovrintendenza sta crollando, la sovrintendenza sta difendendo un comune pieno di amianto, una è piena di amianto. Oh, tu ti stai via la mia intervista, viene sanato totalmente. Ma stai zitto.